ali di bandiere bianche. Una gioia che le raffiche non possono attutire. I quartieri est di Mosul liberi. Chi si ricorderà questo giorno come l'ultima paura? Chi come il primo canto? Dopo chissà quanto. I colori della bandiera irachena e quelli che l'ISIS aveva vietato alle donne e la voglia di riaprirsi al mondo. Con il passo incerto dei loro tanti anni hanno visto tutto, ma adesso sono finalmente in salvo. Portano con sé quello che rimane loro, insieme con la dignità, insieme con la vita. I corpi degli irriducibili dell'ISIS giacciono a terra insepolti. I soldati catturano i sospetti, li portano via senza troppe spiegazioni. Non si spara più, anche in altri quartieri. Altri, murati vivi, escono dalle case. Che Dio vi benedica, gridano i soldati. Questa donna non fa in tempo a rispondermi, che sussulta in uno spasmo di terrore. Lei piange, non riesce a crederci ancora. Lui inveisce, sono scappati come cani, il loro futuro è l'inferno. Ma l'inferno è quello che ha vissuto in questi anni questa gente, sino agli ultimi giorni in cui la resistenza dell'ISIS li ha presi in ostaggio. Lui, per l'emozione, neanche riesce a respirare. Erano ombre, carne da macello, un pensiero a chi non ce l'ha fatta. E poi via, verso i campi tendati, la sicurezza, la vita.